Buonasera amici e amiche di Nova News 24, il grande fratello VIP inizia con il botto. Alfonso Signorini parte subito con una linea durissima, d'altronde una linea che era stata già lanciata lunedì sera. Chiama in confessionale Edoardo Tavassi e lo reprime duramente per quello che è successo con Luca Onestini dopo il gioco del biliardo. Dopo aver perso la sua partita, Tavassi ha preso la stecca e con rabbia l'ha spezzata e lanciata per terra con delle parole che sono andate oltre quei limiti imposti proprio dal conduttore Alfonso Signorini. Continua così la puntata. Alfonso Signorini riceve la busta e legge il verdetto di Tavassi. Per Tavassi è solo una reprimenda, quindi un'ammonizione, nulla di concreto. Il pubblico comincia a sollevarsi, ma attenzione, perché Alfonso Signorini dice che non è finita, rientra in casa e va verso Edoardo Donna Maria, ma prima di andare da lui dice: qualche VIP ha qualcosa altro da confessare? Proprio lui, Edoardo Donna Maria, alla domanda di Alfonso confessa chiaramente di avere qualcosa da dire al conduttore. Viene chiamato subito nella stanza super LED, proprio chiamato nella stanza super LED. Edoardo Donna Maria confessa quello che è successo durante la preparazione di un panino ad Antonella Fiordelisi. Ha avuto un atteggiamento molto duro nei confronti della sua ragazza e Alfonso Signorini, che già qualche giorno prima in confessionale aveva parlato con Edoardo, che si diceva bollito, quindi arrivato ormai alla frutta, dice chiaramente che ha superato ogni limite. Rientra la busta, la famigerata busta, nello studio del grande fratello VIP, e chiaramente Edoardo Donna Maria viene squalificato. È una delle poche squalifiche di quest'anno, ricordiamo quella di Ginevra Lamborghini, una delle prime, poi i televoti di Ciacci e quello ovviamente di Elenoir. Amici di Nova News 24, quello che è successo al grande fratello VIP ormai sembra essere un epilogo di questa edizione. Diteci quello che pensate della squalifica di Edoardo Donna Maria. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.